pare che era 1440 il decollo, quindi ho ripreso la quota del decollo adesso. Eh sì, infatti. Vabbè, saliamo. Ok, ricevuto, ricevuto, Renato, ricevuto. Io sono sopra l'atterraggio a 1400 metri, quindi non c'è problema, atterro qua, semmai poi ti recupero. Ricevuto? Sì, tieniti pronto, se gira così parti subito. Dai, ancora 30 metri così ti facciamo 1500. Ah, eccolo qua l'atterraggio. Intermedio. Però siamo discesi perché la 1500 non ce l'abbiamo. Rosso. Ora mi risposto verso nord rispetto al campo. Qualche colpetto. Perché sentivo tutti i movimenti laterali della selletta. Vabbè. Renata, hai sentito? Guardi, io ho copiato. Ok. La pianura, peccato questa foschia, eh? Oh, adesso qua il volo è abbastanza tranquillo. Panoramico. Atterraggio sott'occhio. Discendenza. Le 288 e qui scendiamo adesso, ora ci riportiamo di qua.
un'altra gola da queste parti. Peccato Renato, che non è riuscito a partire. Ma bisogna partire subito, porca loca, gliel'ho detto, preparati, vai. Chilometri l'ora.
metterlo qui. Benissimo qua. Eccolo qua, arrivato. Un po' corto, ma importante essere per terra. Ottimo! Oh. Ah, c'è anche un po' di d'ombra lì. Oh, non ce la faceva a passare quella linea lì, eh. Porca loca! Ok, volo fatto. Renato da Aldo, mi dicevi? Io sono atterrato adesso a Tizzano, non distante dalla macchina, quindi tutto a posto. Lì com'è il vento? E qui siamo in tre pronti ad aspettare, ma non è per niente un cambio. Va bene, se riesci a partire fammi sapere. Panorama della campagna parmense. Andrò a ripiegare lì all'ombra. Ah. Bene, volo fatto, grazie a tutti per l'attenzione.